gentili amici ecco sempre il consueto benvenuto nel nostro piccolo talk show dell'altra voce ormai parliamo con una lingua anglosassone i vocaboli sono più comprensibili a volte questi nuovi vocaboli che, che dire il nostro salottino è vero? quindi diamo il benvenuto e come di consueto stiamo trattando argomenti che sono di interesse spirituale morale perché l'altra voce è la voce dei cristiani evangelici, pastori di chiese, dell'interlante napoletano e della consulta evangelica. Beh, detto questo, eh, siamo alla seconda trasmissione di una serie che abbiamo intitolato Una buona ragione per vivere. Eh, beh, tutti vogliamo vivere, ma ci deve essere anche una buona ragione. Questa puntata, questa trasmissione ha per sottotitolo Una vita santa. E prima di introdurci, come di consueto, vi presento i servitori. Sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Antonio Romeo e il pastore Paolo Malerba, ormai sono servitori che molti di voi conoscete da tanto tempo, perché l'altra voce è entrata nel quinto anno, se non sbaglio, di trasmissioni. E quindi noi uh, ci auguriamo sempre, come diceva nella trasmissione passata, il pastore Michele Romeo, che il numero si sia... Eh, dei nostri telespettatori sia cresciuto non soltanto per la nostra gioia di poter dire di essere utile ma perché sicuramente crediamo nel nostro piccolo senza presunzione di poter offrire qualcosa che non è eh, carnale è di ordine spirituale è di ordine autenticamente spirituale perché per fondamento c'è la parola di Dio la Bibbia detto questo vorrei rivolgere la prima domanda a Michele Pastore Michele Romeo una vita santa eh, a ha la vita santa. Beh, entriamo in questi dettagli e purtroppo siamo sempre costretti a correggere il significato del termine santità perché è mal inteso o mal compreso. E vogliamo cercare di chiarire anche questa volta il concetto alla luce della parola di Dio. Certamente, indubbiamente il concetto della parola di Dio di, santità, di santificazione è completamente come d'altronde spesso capita tutto il pensiero evangelico e contro quello che è il pensiero sia sociale che anche religioso. Forse sembra un po' strana questa affermazione, ma spero di chiarirla. La religione ci dà... La religiosità ci dà l'apparenza, ci ha presentato una persona santa, anzitutto con una persona che ha fatto una serie di buone opere, insomma quasi come se si fosse acquistato attraverso le proprie opere questo diritto alla santificazione, vivendo magari separato da tutte le attività, sia quelle della famiglia, sia quelle della società, vivendo una vita appartata religiosamente, ritualisticamente, per cui in questa profondità di vita religiosa, ecco, poi alla fine ci sono delle manifestazioni mistiche al punto da attirare l'attenzione dei credenti di... e farne sì che poi questo o questa santa secondo la religione ufficiale, poi quando è morta o morto sia messa, diciamo, giudicata da un tribunale, il quale questo tribunale deciderà di beatificarla e poi eventualmente se quando c'è l'autorizzazione della Chiesa che una persona viene beatificata, per cui i credenti possono rivolgersi a questa persona per ricevere delle grazie, ottenere delle grazie, poi se ci sono queste grazie, insomma, poi verrà santificata e abbiamo un santo ufficiale da aggiungere al nostro calendario. Invece la parola di Dio Dice tutt'altro. Gesù disse due cose significative. Pregando il padre prima di andare alla croce, disse: Padre, io non ti prego di toglierli dal mondo, ma di guardarli dal maligno. E in un'altra occasione precedentemente aveva detto: Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Dunque, la, il pensiero di Dio, della parola di Dio, è un atto di darsi, di eh, mettersi nella società non come persone, ripeto, con un'aureola in testa, eccetera, eccetera, ma come persone comuni. Infatti l'esortazione della parola è ad essere santi, non dopo morto, non acquistandosi con, attraverso delle azioni di benemerito, ma semplicemente vivendo nella società, nella famiglia in mezzo alle persone, però separandosi da tutto quello che è il pensiero umano come egoismo, odio, eccetera. Questa è la santità, cioè separarsi dal male pur vivendo in mezzo al male. Quindi i santi si distinguono in quelli vivi e in quelli che sono andati col Signore, anche perché la parola di Dio parlando di quello che è la morte di coloro che fanno la sua volontà, li chiama. Addormentati, si usa il termine eh, si sono addormentati. I miracoli, i miracoli li fa Gesù Cristo e questi miracoli li fa mentre ancora possiamo intercedere per gli altri, il Signore agisce attraverso anche e soprattutto per la preghiera di coloro che vivono appartati dal mondo, quindi separati dal mondo, dedicati a Cristo. Speriamo che questa definizione è, sia... Eh, dovete accettarla soltanto perché la trovate nella Bibbia. Le altre realtà sono state formulate da menti indubbiamente intelligenti, da persone... però non hanno un fondamento biblico, non hanno una realtà biblica. Ah, se la nostra nazione comprendessero tutti questa verità. È vero, è la verità quella che ci fa liberi e ci ha fatti liberi. Ma continuiamo con le nostre domande. Voglio rivolgere la, la prossima domanda al pastore Antonio Romeo. Molti si sono fatti l'idea che vivere santamente significa sprecare il tempo della propria vita. Vuoi dirci qualcosa? Certo. E il concetto proprio è il comprendere la parola santa che a volte... Inganna le persone, li fuor via dal quello che è, eh, il significato spirituale di questa parola. Infatti la parola santa, santità o santo, ha origine in, proprio nella parola separato, separazione, che è stato già accennato. Dunque vivere eh, una vita santa non significa sprecare la propria vita, ma fare della vita indirizzarla verso uno stile nuovo. E oggi parliamo tanto di inquinamento, si parla ogni giorno di gas tossici, di inquinamento eh, atmosferico, buco dell'ozono, Uh, anche per i cibi inquinati, or, uh, geneticamente modificati, dunque, sono tutti agenti che attendono alla salute fisica dell'uomo e eh, queste cose. C'è una salute spirituale che va anche salvaguardata, anzi, particolarmente salvaguardata dagli agenti che possono inquinarla. Oggi dire a una persona che è soggetto alla corruzione dell'inquinamento che ho parlato poco anzi. E dirlo, mettiamolo in un posto salutare, sobrio, o in ospedale abbiamo anche un altro esempio: alcuni malati particolari vengono messi in camere iperbaliche, diciamo così, non possono avere contatti per non infettarsi di germi. Non significa sprecare quella vita, ma significa separare quella persona dove c'è il pericolo e isolarla, mettere così, vivere una vita santa. Non significa sprecare la vita, ma dare uno stile di vita nuovo, separarla da quegli agenti. Che possono corrompere la natura spirituale che è nell'uomo e possono inquinarla attraverso quella che è la gente speciale, che noi chiamiamo speciale nel senso negativo, che è il peccato che può inquinare la vita spirituale dell'uomo. Vivere una vita santa significa separarsi, fare conto di essere morti a quella vita, come dice l'Apostolo Paolo. Leggiamo un verso, significa proprio questo consideratevi morti al peccato, separati, cioè, e viventi a Dio. Vivere una vita viventi a Dio significa avere uno stile, recuperare quelli che sono i valori della vita spirituale e che beneficia, viene beneficiata anche la vita fisica, il corpo. Infatti la scrittura dice che il Signore ci chiama a santificarci corpo, anima e spirito. Tutto il nostro essere viene santificato, altro che sprecarlo. Beh, l'esempio è stato abbastanza pratico. Effettivamente oggi c'è un inquinamento morale che fa particolarmente paura. Il sesso, il sesso a tutta forza. E ovviamente eh, anche e soprattutto le giovani leve ricevono insegnamenti che hanno modificato completamente anche il concetto della moralità. Ma sappiamo che la moralità viene da un'autentica spiritualità. E quando viene deriva da un'autentica spiritualità è il cristianesimo, e questa è la realtà della parola di Dio. Per cui ecco, la santificazione ci fa sentire in un certo qual modo come puliti, come sotto una doccia che ci vivifica, eh, toglie via le scorie. E voglio il Signore dare questo sentimento, mettere questo sentimento a tutti coloro che desiderano vivere una vita secondo il consiglio della parola di Dio. Ma Voglio rivolgere una domanda al pastore eh, Paolo Malerba. Possiamo, perché possiamo noi dire vale la pena di vivere una vita santa, al di là della piccola <coughs> affermazione che ho fatto poc'anni? Sì, sì, ma io riterrei che <ride> vale la pena in quanto vivere una vita santa significa vivere con Dio, vivere camminando con Dio. In effetti, come abbiamo sentito, la parola santo significa appartato, separato. Ma per la verità, chi eh, ci apparta è proprio il Signore che ci chiama, ci elegge e ci dona lo Spirito Santo. Spirito Santo. E attraverso lo Spirito Santo noi siamo condotti ad una vita che, diciamo, per la verità una vita che umanamente forse non si potrebbe, non dico forse, proprio assolutamente non si potrebbe eh, definire santa. Solo lo Spirito Santo è colui che ci conduce ad una tale vita. Ora vivere condotti dallo Spirito Santo come figli di Dio credo che vale proprio la pena, perché chi vive in questa condizione vale a dire separato dal, dall'immoralità, dal mondo e da tutte le conseguenze negative a livello anche interiore che porta il peccato, penso che viva una vita più beata, più felice, una vita nella quale si sente sicuro, tranquillo, una vita di riposo, di pace interiore, quella pace che solo Dio può dare, quella vita nella quale non ci sono più ansie, non ci sono più sollecitudini, come dice L'Apostolo Paolo non siate in ansietà di cosa alcuna, ma rendete noto a Dio quali sono le vostre necessità con preghiera, con supplica, con ringraziamento, e la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi non c'è ansia, non c'è sollecitudine, non c'è paura per il futuro, ehm, non c'è il senso di colpa che produce il peccato c'è gioia, c'è allegrezza, c'è speranza. Non, non che si, diventi, eh, si diventa perfetti assolutamente, ma c'è questa vita di separazione, cioè anziché vivere senza conoscenza, senza Dio, si vive con la conoscenza della parola di Dio, si vive in relazione, in comunione con Dio per mezzo dello Spirito Santo ed è questo che ci dà la forza giorno dopo giorno di vivere per il Signore e con il Signore. Mi piace ricordare che un giorno Gesù parlando ai discepoli disse: "Io sono la vite e voi siete i tralci. Se il tralcio dimora nella vite porta molto frutto". E noi nella misura in cui viviamo nella vite che Cristo Gesù è il Signore, quindi appartati dal mondo, non più soli, non più sotto la schiavitù di Satana e del peccato, ma viviamo con Cristo, portiamo frutto. Quale frutto? Un frutto di amore, un frutto di fede, un frutto di pace, un frutto che la possiamo definire santificazione, vale a dire un cammino di perfezionamento nelle mani del Signore. Lui ha iniziato l'opera, Lui concluderà l'opera se noi rimaniamo nell'opera che Lui ha iniziato nella nostra vita. E chiederei al pastore Antonio Romeo, è tanto difficile vivere in questa maniera? Secondo il concetto umano di santità, la risposta dovrebbe essere no, ma noi ci chiamiamo l'altra voce e l'altra voce vuole essere non una voce diversa dagli altri, ma una voce che si fonda e guarda tutti gli aspetti e gli argomenti che discutiamo qui secondo la prospettiva biblica, la parola di Dio. E dobbiamo considerare anche questa domanda: è possibile vivere da santi? Le persone che si fanno questa domanda generalmente dicono no, non sono un santo, perché verificano la loro vita, la loro condotta di vita e non si considerano tali. Ma noi dobbiamo considerarci tali perché la parola di Dio ci considera tali come posizione acquisita dall'esperienza della salvezza in Cristo Gesù, ma dobbiamo vivere una vita, una vita continuamente santa ed è possibile. Dio attraverso la sua parola, l'Apostolo Pietro in particolare nella sua lettera, scrive che Dio dice siate santi come io sono santo. E se Dio dice agli uomini, ai suoi figli, di essere santo come lui è santo, è possibile, perché Dio non chiede... Ai suoi figli qualcosa che i suoi figli non possono fare o non possono essere, allora la risposta è sì, possiamo vivere una vita santa. e Dio ci ha dato degli strumenti per questo, non è che eh, eh, nascono in noi nella nostra natura questo, perché siamo di natura di peccato, ma siccome siamo stati eh, lavati dal sangue di Gesù, che è un elemento fondamentale che Dio ci ha dato per purificare la nostra vita natura di peccato, noi siamo santi e lo, il sangue di Gesù è un elemento santificante nella nostra vita. Un altro elemento santificante che Dio ha messo a nostra disposizione è la parola di Dio. Gesù stesso quando si congedò con i suoi discepoli, nella preghiera sacerdotale disse pregando al Padre, Padre, santificali nella verità e poi aggiunse la tua parola è verità. Dunque, mediante la parola di Dio eh, che è santa e sacra, noi accostandoci, leggendola, applicandola alla nostra vita, la parola di Dio produce separazione da tutto quello che è male in noi. È lo Spirito Santo che noi crediamo come terza persona della Trinità che ci accompagna, che vive in noi, ci dà la forza sufficiente per combattere le avversità, le tentazioni, il peccato, quelle cose che vogliono annullare la santità di Dio nella nostra vita, attraverso questi elementi noi possiamo raggiungere la santità, perché senza la santità nessuno vedrà Dio. Appunto, collegato a questo pensiero, veniva proprio il verso che senza la santificazione nessun occhio vedrà il Signore. Allora rivolgo una domanda ancora. Al Pastore Paolo Malerba, la santificazione personale è la meta, l'obiettivo. Dovrebbe essere l'obiettivo di ogni credente, ma è riservato soltanto a pochi eletti. No, è riservato a tutti coloro che hanno creduto in Gesù. Chiunque ha creduto in Gesù nasce di nuovo, come disse Gesù un giorno ad un uomo di legge che si chiamava Nicodemo, il quale di notte andò a Gesù era un grande capo in effetti di un popolo religioso, un popolo che conosceva la Bibbia, parlo del Vecchio Testamento, e vedendo Gesù operare miracoli in quel modo, insegnare in quella maniera, riconobbe che era un personaggio speciale, particolare, e andò di lui di notte. E Gesù gli disse, Nicodemo, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E poi aggiunse ancora, se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi vedere ciò che è spirituale. Entrare in un ambito spirituale non è facile, nessuno può entrarci da solo, ma è Dio stesso che lo fa quando una persona ha creduto nel suo Figlio Gesù Cristo. Quindi, in questo caso, chi crede in Gesù diventa una nuova creatura e incomincia un processo di santificazione, vale a dire passa dalle tenebre alla luce, passa dal, dal, dalla colpa, dalla condanna alla giustificazione e quindi alla salvezza, e di conseguenza incomincia un cammino nel quale, come dicevo prima, aiutato dallo Spirito Santo, arriva a perfezionare se stesso. È un'opera meravigliosa che Dio fa in tutti i credenti: è un'opera di eh, maturazione, si, si, nasce, quindi, eh, si nasce e si, si diventa. Man mano sempre più grandi, si cresce, si può dire che Dio stesso, anzi, dice la Scrittura, è Dio che fa crescere e fa crescere proprio nella conoscenza e nella santificazione in questa vita nuova, in questa vita che appartiene alla sfera spirituale. Perché ripeto: se non si nasce di acqua e di spirito, senza la parola, senza lo Spirito Santo, è impossibile santificarsi, e siccome abbiamo detto che e poi il traguardo è una vera santificazione, giungere ad un essere veramente sempre e continuamente appartati con Dio per vedere Dio, è chiaro che è un processo che riguarda tutti i credenti, dal più piccolo al più grande, da quello più ignorante a quello più colto, che nasce di nuovo perché crede in Gesù, ha la facoltà di poter eh, vivere questo cammino di santità fino alla perfezione. Bene, cari amici, adesso fino a questo momento anche in maniera molto semplice, siamo entrati praticamente in un argomento teologico, quello che è teologia pratica, pastorale, e vorrei che la conclusione, in maniera ancora più pratica, una domanda che chiaramente si collega a tutto quello che è stato detto, la rivolgiamo al pastore Michele Romeo. Diciamo ai nostri telespettatori come si vive una vita santa? Allora, io aggiungerei anche questo perché sicuramente eh, tutti i nostri telespettatori se rivolgessimo a loro, se avessimo la possibilità di rivolgere a loro una domanda se vogliono andare in cielo con il Signore oppure vogliono andare all'inferno separati da lui, io credo che tutti quanti direbbero no, vogliamo andare con il Signore, vogliamo stare con il Signore, riconoscono che Dio è buono e meraviglioso. Allora non solo la parola di Dio ci dice di vivere santamente, ma anche di procacciare la santificazione, cioè non solo viverla, ma presentarla agli altri e dire guarda, tu hai necessità, e questo è l'appello, cari telespettatori, voi avete la necessità di diventare santi e tu forse dici ma io sono un grande peccatore, una grande peccatrice, bene. Cominci a separarti dalla bugia, dall'adulterio, dalla droga, dal vizio, dalla disonestà, man mano che tu cominci a separarti da questo e non lo potrai fare da solo, perché la forza del peccato è opprimente e deprimente nella vita delle persone. Ma quando arriva Cristo, ecco, ricordo le parole che, con cui il Signore inaugurò il suo ministero qui su questa faccia della terra, quando visitò Nazareth nella sinagoga, lo Spirito dell'Eterno è su di me, mi ha unto per evangelizzare i poveri, per liberare i prigionieri, dunque per dare la forza a quelli che vivono sotto il peso del peccato di essere liberi, per cui tu puoi essere libero se accetti Gesù. E quando Gesù viene nella tua vita, e ripeto, non una religione, ma Cristo della tua vita, tu cominci a separarti a non dire più la bugia, a non desiderare più la donna dell'altro, a non desiderare più il denaro che non è tuo, a non desiderare più le cose disoneste. Questo diventa qualcosa possibile perché tu sai che non solo devi vivere santo se vuoi vedere il Signore, ma anche poi presentare agli altri la tua vita, la tua testimonianza. Ma come poi la presenti? Ecco. Come si presenta il Santo, il separato, colui che ha Cristo nel cuore, alle persone, dicendo: Guardi, io sono il Santo, il Santissimo, il Santo Padre, il Santo Eccellenza, Sua Eminenza, eccetera, eccetera? Guardiamo la Bibbia, vediamo l'esempio di uno dei più grandi apostoli, l'apostolo San Paolo. Quando lui scriveva le sue lettere alla Chiesa o alle chiese, a loro chiamava Santi e diceva: ai santi che sono a Efeso, a Corinto, a... ma lui come si definiva? Paolo, servo di Gesù Cristo. Dunque, colui che è santo e vive la santità, non ha bisogno di fare pubblicità alla sua santità o darsi titoli eccellenti o esorbitanti, anzi. La sua vita conforme a Cristo, pur essendo una vita santa, sente questo peso della umanità. Per cui Paolo, in una sua lettera, San Paolo scrive, io sono l'ultimo degli apostoli, il primo dei peccatori. Ma come? Lui è un uomo così santo, la sua vita testimonia veramente, eh, sprizza santità da tutti i pori. Perché? Si, ci tiene a definirsi servo, si tiene a definirsi ultimo apo, degli Apostoli, primo dei peccatori. Non è forse questo lo Spirito di Cristo. Quando arriva nella vita di una persona lo santifica, ma anche lo rende consapevole della sua umiltà, perché nella vita di colui che è santo c'è questa prerogativa. Prima di tutto Cristo. Prima di tutto Gesù, poi tutti gli altri. E poi alla fine se c'è qualcosa anche per me. Ultimo, non, Cristo non si è fatto servo al di sotto del servo, pur essendo il Figlio di Dio, o quanti sedicenti santi o fatti dagli uomini o procacciatosi da se stessi, dovrebbero imparare che cosa è veramente la santificazione, un servire agli altri senza nessun vanto, ma avere come primo scopo la gloria di Cristo. Ecco perché noi diffidiamo di santi e sanderelli, scusateci, la polemica, tutto quello che non onora Cristo, ma che tende ad onorare movimenti, denominazioni, chiese, persone, non ci Gusta perché non raffigura l'esempio di Cristo e l'insegnamento cristiano, ma tutto ciò che ha a che fare veramente con Dio, con la santificazione, ha uno spirito umile, ha veramente una santità vera. Ma che non si ostenta, non si dichiara, non si pubblicizza, anzi, si rimane sempre nascosti. Ed è questa la gioia di voler vivere e servire Cristo santamente. Scusate se venisse e quando viene da noi qualcuno che dice voglio servire il Signore, voglio vivere una vita santa, non lo spingiamo mai a separarsi dal mondo, a chiudersi in un collegio eccetera eccetera, no. La santità si esprime nel mondo. Gesù disse: "Voi siete il sale della terra" e due prerogative del sale sono queste: di mettere sete nella vita delle persone, se tu, santo, metti il sale, la persona avrà sete di acqua e tu gli darai l'acqua della vita. Cos'è l'acqua della vita? È Cristo. Un'altra prerogativa del sale è quella di sciogliere il ghiaccio. Ci sono cuori e vite dure come il ghiaccio, ma il sale della parola di Dio scioglie. Io spero che in molti cuori si scioglie. E se ti stai sciogliendo, non dire come mi sta parlando bene. No, invoca Gesù perché lui è il tuo Signore, è il tuo Salvatore. Beh, altra prerogativa del sale è il sapore. E quanto è importante il sapore? Qualcuno recita tanti anni in una pubblicità il sapore della vita. Il sapore della vita è poter vivere una vita in pace con Cristo nel cuore. Bene, detto questo, cari amici, siamo giunti alla conclusione di questa trasmissione, di questa serie. Una buona ragione per vivere. Vi do appuntamento, come di consueto, per quello che è l'incontro la prossima settimana, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, e parleremo di una vita morale. Detto questo, pensiamo tranquillamente ai saluti, con la speranza che da questa trasmissione ci sia poi di poter meditare personalmente sulla propria realtà, sulla propria vita, la vita di passaggio. Non trascuriamo i valori spirituali. Questa vita su questa terra ha un termine per tutti quanti noi, ma la vita eterna è il dono di Dio. E detto questo, vi salutiamo. Il pastore Paolo Malerba, il pastore Antonio Romeo, Michele Romeo e Remo Cristallo con un saluto sincero, autenticamente cristiano che porta veramente beneficio. Dio vi benedica.